Oggi vi vogliamo far vedere delle cose che abbiamo acquistato per Natale, per la famiglia e per i nostri amici. Esatto, oggi facciamo un video al rovescio. Invece di scarta la carta, oggi facciamo incarta la carta. In pratica, Carta vi la carta. facciamo vedere le cose che abbiamo fatto anche segrete. Tanto lo sapete solo voi. Chi ci vede? Siete soltanto, boh, 156.000. Vabbè, non rimanga tra noi. No, scherzo, questo video lo facciamo vedere dopo Natale, così praticamente nessuno scoprirà prima del tempo le cose. Quindi, questi sono i regalini che ci siamo scambiati tra di noi, diciamo, e poi aspetteremo quelli di Babbo Natale, vi faremo vedere pure quelli dopo che sarà passato Babbo Natale. Allora, li incartiamo? Qui Sì. ci sono un po' di carte colorate, guardate quante ne ho prese di tutti i tipi, adesso incartiamo tutte queste cose. E qua, ovviamente non so se capita anche a voi, ma quando compriamo regali per altri, poi dopo un po' ci viene di fare shopping anche per noi. E quindi la Già. signorina qui, che questa è stata molto responsabile, perché quest'anno lei ha fatto i regali con i suoi soldini. Voi l'avete fatto? Lara ha scelto per le nonne, per i zii, delle cose con i soldini suoi, è stata Già. molto responsabile e si è comprata anche delle cose per lei, tipo Tipo. queste. Come poteva resistere di fronte a delle candele ananas, Sì, giusto? Belle, tre, ci profumatissime. sono tre candele a forma di ananas. Però una la regali, vero? Certo. Una sua amica. Non vi diremo i nomi, A una mia amica così che ama gli ananas. Che nascondiamo tutto. Poi si è comprata anche un'altra cosa troppo bella. l'ho già usata, l'ho già scartata Ma perché era non potevo resistere bellissima, sì. così. Mamma, appena esco dal negozio la scarto subito. Guardate che Così, così ho carino. staccato tutto l'imballaggio e poi l'ho già Sta piangendo anche usato. Sake, perché forse lo vuole anche lui. È un burro cacao Al preso al mirtillo. mirtillo. L'ha Col trovato da tappo unicorno. OVS, vero? Abbiamo Sì, da trovato? OVS. Esatto. Ok, passiamo ai regali veri e propri. Allora, incominciamo a incartare il primo. Questa è una cosa, guardate quanto è bello questo. Si Questo è chiama bellissimo. senza apostrofo, l'imbuto, cioè proprio l'imbuto tutto insieme. È l'imbuto per travasare l'olio e il vino che regalerà a Nonno, nonno. Ok, perché nostro che carta vuoi? nonno, tipo a volte quando deve mettere i liquidi, Che le carta ti piace? bevande, a volte le deve travasare in altre bottiglie, quindi gli Giusto. Scegli una serve carta. questa. Questa con i pappagallini? Ok. La carta ritagliata. Questo si fa così. Una volta. Un'altra volta. E ecco qua. Chicca, metti lo scotch. Ho già Ok. tagliato delle striscette, così siamo comodi. Bene. E adesso facciamo anche a questo. Eccole qua, una è questa, sì. Quale volevi mettere tu? Quella da un metro? Questa Piccola, comodissima. no, piccola Esatto. perché era la prima che ho trovato. E voi che avete fatto qualche regalino? Li avete spiegateci nei commenti se li avete fatti voi o se invece no, avete fatto, li Avete avete comprati? comprati, insomma, raccontateci. A volte sono belli anche i regali fatti da voi, anche un Già. disegno, anche dei lavoretti, delle cose. Siamo curiosi di Già. sapere che cosa avete combinato. Ok, e quindi il nostro imbuto è pronto. E tu ci scriveremo per nonno. Esattamente. Sarà contento, secondo me sarà contentissimo. Invece, oh, questo, guardate questo quanto è bello. Questo è una cosa meravigliosa. Non vi Anche diciamo pure questo. questo per chi è. Qui ci sta, è bellissimo, che piccolo piccolo questo set, ma c'è una crema per le mani, piccolina, poi c'è il liquido per le cuticole. Cosa sono le cuticole? Per le Brava pellicine. ciccina, per le pellicine, queste qua Infatti, intorno al guarda dito. io ne Tu ho ce l'hai, una. quello le ammorbidisce. Uno smaltino, una limetta e queste salviettine qui servono per togliere lo smalto. Sì, ovviamente non è per noi, ma è per una nostra Quale parente. carta vuoi? Questa qua, Ok. questa. E questo abbiamo trovato da OVS. Ok, adesso zitti, zitti, incartiamo quello per Lele. Lara gli ha fatto già questo incarto, ma ve lo facciamo vedere. Guardate un po' che cosa c'è. Cosa gli ha preso Lara? Gli ha preso due numeri di uno dei suoi manga preferiti. Dragon Ball. Dragon Ball, eccolo qui, vedete, eccolo qui, e questo è uno dei suoi manga preferiti. Adesso abbiamo incartati così. Lo vuoi lasciare in questa carta o gli mettiamo una carta in più intorno? Una carta in fila. Una carta o una busta, che preferisci? Carta. Carta, ok, allora prendiamo una carta carina e E qui c'è un lasciamoli. altro volume. Esatto, un altro 11 e 12 sono. 11 e 12, perché sta facendo la collezione. Shh, mi raccomando. Allora prendiamo la carta e incartiamo anche questo.
questo è stato incartato. Ovviamente questo è stato comprato nel negozio del Mangolista. Il Mangolista o Mangolaio è il negozio dei manga. Il signore è il Mangolaio, è una nuova parola inventata da Lara. Mangolista. Rimaniamo con i libri. Lara ha il libro di Corinne che lei adora con la dedica. Fallo vedere il tuo. Allora, questo è quello di Lara, che quando siamo andati al firmacopie Corinne le ha autografato, guarda che bello, anche Andrea, e ha deciso di regalarlo anche a una sua amichetta che lo vuole tantissimo, quindi è una bella idea, regalare i libri è sempre una buona idea. Bene, anche questo è pronto e io passerei a quello là. C'è una macchia di cioccolata, come si è fatta? Ta-da-da-da. Quello. Questo? Sì. Oh, questo qui c'ha già il nome sulla scatola perché Lara l'ha già scritto, ma io adesso non ve lo faccio vedere. Sempre una cosa che abbiamo comprato da... Dentro c'è da Tiger. Anche delle spillette ci hai giunto. Certo. Wow. Questo abbiamo preso da Tiger. Noi, allora, c'è una cosa che... Ci sono dei bigliettini? Aspetta, ve lo voglio far vedere. Ok, ce la fai a levarlo? Ho incollato? Aspettate, suspense. Ok, perché non si capisce. Sotto il vetro. Conoscete questo? È il gioco dei chiodini, quello che fa le sagome. Lara ce l'ha e c'è una sua amichetta che ogni volta che lo vede ci gioca. Lui viene a casa mia, poi dopo lo vede, apre la vetrina e ci vuole giocare. Metti la manina. Wow. L'abbiamo scartato, così lo vedete. È il tipo fa le sculture con i chiodini. Vedete la mia mano? Guardate un po'. Wow. Bellissimo, facciamo con una LOL, le faccio vedere, ecco qui abbiamo un attimo Slow Angel, eccola, ecco, guardate un po' la sagoma. Allora, questo qui è per un'amichetta di Lara che lo vedeva sempre, Lara ce l'ha uguale, quindi ogni volta lo vedeva gli piaceva, e quindi abbiamo, quando siamo andati a Milano, che c'era Tiger, Lara subito l'ha visto e ha detto, ah, questo lo devo prendere da regalare, ed eccolo qui, e ora lo incartiamo. Lara sta imparando a impacchettare bene. Allora, due tecniche ci sono, chicca, due modi. Allora, uno è questo. Schiacci qua, schiacci così, arrivi fino in fondo, pieghi e vai giù. Altrimenti puoi fare al rovescio, ossia così. Prima abbassi questo davanti, vai, fino sotto. Fai gli angoletti fatti bene, li pieghi di lato, dritto, 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 preciso. Di essere precisissima. No, e ce la fai, ce la così. Fai. Tira, tira che ce la fai, vai. Senza paura. Così. Oh, bravissima, fai la piega bene. Dall'altra parte fai uguale. Perfetto, sei aderente. Quando sei aderente tiri su. Brava, guarda quanto l'hai fatto perfetto. Leva il dito, grazie. Ti scoccio al regalo. Ta-dan! Eccolo qui, perfetto. Brava ciccina. Tocca a questo, altra amichetta, diamo questi pennarelli che hanno l'esplosione di profumi, sono super 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 già profumatissimissimissimi. Allora aspetta che facciamo la pieghina e incartiamo anche questo. Questo non entrava l'incarto in quel modo, abbiamo fatto questo incarto a letterina, carino? Già. Allora, ci sono altre amichette creative, a cui facciamo ancora dei colori. Mentre io incarto i regali, ci sono una cagnetta e una bimba che si è... cioè, proprio la guerra stanno facendo. Che bello avere dei cani tranquilli. Guarda, zira quanto è buono. Ecco, ha staccato tre dita a Lara. Zizi, piano! Gna, guardate la cattiveria. Altro regalino, diciamo, creativo? Già. Questi sono i colori, però quelli che cambiano colore. Quindi colori, poi passi sopra quell'altro e cambiano colore a sorpresa. Col bianco e poi... Stavolta posso farlo io? Tutto quello che vuoi. Fai una pieghina qui, così la carta non ha... No, prima fai una pieghina... No, così. Piccola. Piccola, un centimetrino. Bravissima, così non taglia la carta. Ok, facciamo così. Tu incarti e io metto lo scotch. Ok. Aspetta, facciamo una cosa insieme. Allora. Brava, reggilo fermo, brava. Sì, perché voi ma state aiutando i vostri genitori a incartare pure voi i regali oppure no? Oppure a voi porta tutto Babbo Natale? Qui Babbo Natale passerà per i regali di Lele e Lara. Boh, chissà, forse a me se mi comporto bene, non lo so, ma gli altri regali... L'anno scorso ha ricevuto la cosa della vita di mamma, la cosa che mamma ama alla follia. Che cosa? La caffettiera. Esatto, l'anno scorso Babbo Natale mi ha portato la caffettiera, ragazzi. E la sua vita, mamma. Ma neanche la caffettiera, la macchina del caffè mi ha portato una cosa stupenda. Ok, qua.
invece per quest'anno chiedo la Polaroid. Chissà se te la porta. Boh, non lo so. Noi stiamo registrando il 23 dicembre, quindi... Secondo me ti porta la Polaroid. La Polaroid. Tu sei il tuo pacco, fa coccodè e la Polaroid. Capito? Vi dicevo, noi stiamo registrando il 23 dicembre, quindi sì, io non lo so. Stiamo incartando prima di Natale, ecco fatto. Allora, c'è un altro regalo creativo, che è questo. E questo è per un amico di Lara che disegna benissimo. Questi però sono i colori. Fare i disegni di Dragon Ball uguali. Esatto, solo per le stoffe. Quindi per le stoffe abbiamo messo anche la maglietta, così può anche farsi subito una maglietta. Una maglietta. Sola. Esatto. E incartiamo anche questo. Ok, anche questo è fatto. Siamo a buon punto. Sono già creata una bustina per queste due cose. Facciamole vedere. Guardate questa penna che ha... L'unicorno boreale. E anche questa l'abbiamo presa da Tiger. Sì, sempre, perché... sempre a Milano? Sì, esatto. Perché ne avevamo prese due. E poi anche questo, perché noi compriamo i regali anche molto prima. Questa invece, guardate quanto è carina. È una matita di Pushin. E vanno sempre alla stessa persona che adora gli unicorni e adora anche Pushin. Questa invece l'abbiamo comprata tornando da Lucca. Quando siamo andati a Lucca Comics l'abbiamo comprata lì. Allora, ho fatto un sacchettino. Aspetta, facciamolo entrare di così. Questo è poi una. Ha pure il tappino, quella, esatto. Quindi non macchia. E anche questa la facciamo a rovescio, che dici? Così. Okay. Oh, entra fino in fondo, perfetto. E quindi ecco, queste qui anche abbiamo, quando abbiamo visto Pushine non potevamo lasciarlo lì, era perfetto per la persona che lo riceverà. Già. Sei pronta a mettermi lo scotch? Sì, ho già preparato la striscia. Vai, pacchetto fatto. Bravissima. Voilà. Sì, questo è il segreto, ragazzi, non lo dite a nessuno. Shh, che è di là, non ci deve sentire. Questo è il regalo per papà. Ecco, questo è il regalo per papino, perché col fatto che lavora al bar ha sempre le manine screpolate e così, ecco, adesso ha una bella cremina che gli protegge le mani, giusto? Ecco fatto. Shh. E qui abbiamo anche altre cose che Lara nel frattempo si è comprata. Ha fatto un sacco di spese con i suoi soldini, ha comprato una cosa molto utile, ossia un cucchiaio per mescolare lo slime con la faccia del maialino. Già, perché oltre all'ananas e gli unicorni, ora mi piacciono pure i maialini. Ma io ho la collezione di maialini, prima collezionavo maialini, quindi. E questo invece è una cosa troppo carina, è un vestitino di Babbo Natale, a sacchettino, è un portaposate. Questo? Ma l'ha già messo addirittura, se no ci mette la LOL, sembra una LOL gigante con questo dentro, ci metterà le posate o quello che vuole lei. Abbiamo ancora tanto da fare, che abbiamo delle cose molto lollettose e interessanti. Lì è qualcosa anche da customizzare, perché Lara ha questo per gli zii, che deve, ha detto che lo vuole personalizzare, una lanternina di ceramica, e questo che è per la nonna, che anche lo vuole customizzare, esatto, che ha dei cagnolini, ma lo vuole decorare. E soprattutto queste sono per le LOL, adesso le incartiamo anche loro. Gli regaliamo queste micro... E questa è per la seconda nonna. Esatto, quindi una nonna. La saliera. No. Esattamente. Ok ragazzi, continuate a guardarci al centro il fiorino di Babbo, iscrivetevi al canale e quinto noi metto un po' di video da vedere dopo. Buon Natale ragazzi, buone vacanze e continuate a stare con noi, perché appunto vi teniamo compagnia tutti i giorni. Ciao ciao! Ciao!